San Giorgio a Cremano si riappropria di uno spazio verde inaugurato questo mattina, il parco dedicato ad Antonia Custra, una cittadina che ha saputo opporsi e perdonare a tutto quello che le ha proposto nel corso della sua vita la criminalità. E non a caso questa mattina il questore De Jesu al fianco del sindaco Giorgio Zinno per ridare sì un piccolo polmone verde alla città, ma soprattutto un grande esempio di legalità da trasmettere ai tanti bambini presenti. Ascoltiamo adesso le interviste. Questore Antonio De Jesu, San Giorgio a Cremano si riappropria di uno spazio pubblico, una manifestazione con tanti bambini, devono essere poi loro, ecco, oltre a godere questi spazi, i primi testimonial su come si può anche difendere, ecco, uno spazio. Sicuramente, però spetta a noi la grande responsabilità e l'onere di indirizzarli e fare evolvere dal punto di vista formativo delle loro coscienze, della loro adesione a principi democratici, a principi di legalità, questa cosa, l'onere è grande, perché oggi rileviamo tanta devianza giovanile e io non sono lombrosiano, sono assolutamente consapevole che nessuno nasce con una tara genetica di devianza. Il problema è che tanti giovani che non sono seguiti dalle famiglie, dove c'è un'assenza da parte delle famiglie, c'è un'assenza anche da parte del contesto ambientale, sociale, prendono delle strade sicuramente non virtuose e commettono gravi reati in totale dispregio del rispetto della vita umana. Per cui qui bisogna fare molto di più. Questo è solo un evento che ci deve ancora di più renderci consapevoli del grande lavoro, della grande responsabilità che tutti, non solo le forze di polizia, ma gli amministratori, le agenzie formative hanno nel seguire l'evoluzione temperamentale, culturale, didattica, ma anche e soprattutto etica dei ragazzini. Sì, e anche tanti cittadini. Diciamo che noi abbiamo riaperto questo parco che è stato più volte vandalizzato, l'abbiamo reso sicuro tramite le telecamere, quindi sarà un parco video controllato, con l'apertura verso la scuola, eliminando quella apertura pericolosa sul vicino all'autostrada, quindi un'apertura del parco, un'apertura verso la scuola, ma anche un luogo dove non solo si può stare insieme a giocare, ma dove c'è un forte valore con l'intitolazione che oggi abbiamo fatto, di cui ringrazio ovviamente la famiglia, il questore De Jesu e tutte le forze dell'ordine civile e militare che oggi sono intervenute, perché ovviamente Antonia Custra era una cittadina di San Giorgio che perdonò, ha avuto la forza del perdono e dall'altro anche del grande amore nei confronti non solo dei cittadini ma di tutti coloro che si trovano in difficoltà. Quindi unire questi valori fondamentali della vita, perdono, amore e giustizia, insieme a un parco per i bambini e per la nostra città. Sì, condiviso le parole del questore rispetto a questo. Non bastano le forze dell'ordine, perché sennò ci vorrebbero poliziotti e carabinieri, guardia di finanza, decine di poliziotti ogni singolo cittadino. La verità è che anche noi dobbiamo fare la nostra parte. E la nostra parte significa anche educare bene i nostri figli e essere molto duri con loro quando fanno degli atti vandalici, chiedere scusa, insegnargli a chiedere scusa, insegnargli a rispettare le istituzioni e il territorio, altrimenti il risultato sarà come quei cavernicoli che hanno stuprato una bambina di 12 anni filmandola e ricattandola. Io non voglio questa società e non voglio questa gioventù.